Salve gente, sono Larus ed eccomi qui in una nuova serie. Forse questa, dico forse, è una delle serie più impegnative e di sicuro più impegnative e molto probabilmente più ambiziose che io abbia mai fatto. Perché così ambiziose? Perché così impegnative? Beh, perché è una serie che non si svilupperà solo su un gioco, ma si svilupperà su due giochi, perché? Perché ve lo spiegherò adesso. Praticamente, Europa Universalis, ve lo dico subito, con l'inizio di questa serie qui, finirà. La serie su Europa Universalis finirà. Però ricomincerà tra, credo, una ventina di puntate di questa. Perché? Con l'uscita di Europa Universalis è uscito anche il converter di salvataggi. Che cosa sarebbe? Praticamente, quando tu finisci la partita di Crusaders Kings 2, puoi far convertire i salvataggi e passare da tuoi salvataggi di Crusader Kings 2 a Europa Universalis. Ora, io voglio fare questo in poche parole. Ovviamente non inizierò la partita dal 867 d.C., che è da pazzi, veramente fare quanti anni di storia, quasi un millennio, incluso Europa Universalis più tutta la campagna di Crusaders Kings, che Europa Universalis è un po' più lungo da giocare, però Crusaders Kings anche bello bello lungo. Questa serie qui sarà bella lunga e molto probabilmente se riuscirò a finirla, cioè arrivare fino alla guerra della prima coalizione della terza coalizione, scusate, di Europa Universalis 4, posso essere un dio. Posso definirmi dio e voi potete anche iniziare a venerare la mia figura, la mia immagine, mettendo quadri dappertutto in tutta la mia casa. Se ci arriverò e soprattutto se io non esplodo, perché sarà molto difficile. Quello che voglio fare è appunto prendere uno stato, in questo caso la Savoia, e fare tutta la storia fino al 1800, cioè parliamo di dal 1300 fino al 1800, parliamo circa di 400-500 anni, poi dipende se continuerò. È un periodo di storia veramente molto lungo e le partite sono lunghissime nei giochi Paradox. E quindi vedrò come organizzarmi con il pubblicare i video, perché ovviamente avendo anche ROM 2 vedrò un po' come fare. Comunque, innanzitutto, creiamo la nostra dinastia. Noi abbiamo i Savoia, però io non voglio avere la dinastia savoiarda. Voglio avere la mia dinastia. Innanzitutto, metto cultura italiana. Mettiamo un po' a caso, un po' a caso, un po' a caso. Facciamo un barbacicicota. Facciamo altre due volte a caso e quello che mi viene. Uno, due. Sei brutto, però va bene. Innanzitutto, poi per lo standard voglio mettere qualcosa di figo, tipo vediamo un po' che cosa c'è. L'aquila mi piace un casino, però è la Fenice soprattutto, che è il seguito del mio canale, però dopo un po' rompe i coglioni, perché in quest'epoca qua tutti utilizzano l'aquila, Fenice, quindi vediamo qualcosa di interessante. In questo caso sono tutti simboli arabi, credo. Qualcosa che rispecchia il mio canale. Dei cervi. Stavo. No, assolutamente no. Un drago, un leone, un maiale. Un guerriero. Non so che è. Un pesce. Una conchiglia, non lo so. Non lo so. No, queste figure qui non mi va. Dai! Ah già, posso anche aggiungerci qualcosa se voglio, aspetta. Va bene così. No, 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 sì. Va bene tipo qualcosa di non troppo complesso. Tipo così. E mettiamo come colore bianco, con in mezzo una striscia rossa. Cioè, oro. Qualcosa di un oro figo c'è? Non c'è proprio un oro figo, eh. Allora mettiamo il giallo merda. O questo, dai, ci sta più questo. Poi un emblema in mezzo. Oh, che fighi sono questi emblemi.
Vediamo un po' che cosa c'è di figo. Una chiave. Un pesce. Un serpente di Milano. Non so. Ci sta. Ecco. La bilancia mi piace abbastanza. La corona Asburgo. La bilancia ci sta. La bilancia, sì. Poi io, innanzitutto. La mia dinastia la chiamerò. Brancazzo. E il mio primo nome sarà Larus. Cioè, il nome del mio primo tizio sarà Larus. Ovviamente sarà Larus I di Savoia. Metterò come tratti. Devo mettere qualcosa che mi rispecchi. Innanzitutto, io sono molto sexy, ma non lo metterò. Io non credo di essere brutto, perché se sono sexy, ovviamente no. Qua sto facendo molto lo sborone. Però forte non lo sono per nulla. Non ho il celibatario. Almeno non credo. Ma non so, io volevo mettere qualcosa di dinastico forte, tipo il tratto genio o svelto, non perché rispecchiano la mia persona, io genio non lo sono per niente, figuratevi svelto, però se li metto molto probabilmente c'è una probabilità che i miei figli prendano il tratto, quindi metterò sveglio e metterò anche... Qualcosa tipo... Qualcosa di brutto. Tipo... Con una ferita? Una ferita al cuore! Una ferita al cuore! Avvocato. Non lo so. Del resto... No, mettiamo solo questo tratto qui. Il resto non voglio mettere nient'altro. E... Ah, è come... Voglio mettere l'eminenza grigia. Che sarebbe lì il mastro diplomatico. Che Eminenza Grigia è abbastanza figo come bonus. Iniziamo subito. Quindi, Dinastia Brancazzo. Larus Brancazzo, prima del suo nome, inizierà questa serie. Ok, sarà una serie molto complessa. Ci deve essere un miracolo. Molto probabilmente io impazzirò durante la serie perché... Oddio. Buona fortuna, scrivetevi buona fortuna nei commenti che sarà qualcosa di allucinante. Innanzitutto, sono l'unico della mia famiglia, Dinastia Brancazzo, da solo, quindi mi dovrò sposare con qualcuno. Con la principessa di Napoli. Mi gusta. Sì, un'alleanza con i napoletani, sì, ci sta, perché oltretutto sono anche qui attaccati al mio culo. Cioè, hanno una zona qui, non so come l'hanno presa. Però va bene. Ok, subito. Sposiamoci, mettiamo come... lì sposarci come obiettivo e va bene. Ah, per chi non sapesse cosa fosse Crusaders Kings 2, chi non sa che cos'è, dice, ma che è sto cazzo di gioco? Vi rimando al mio video che ho fatto su... Proviamo su Crusaders Kings 2. Quindi andate a vedere, potete conoscere un po' come il gioco. Comunque, chi non c'ha voglia di vedere il video, maledetti a voi, potete sapere che è un gioco che si basa sulla gestione di regni e feudatari, vassalli e di dinastie. Infatti è concentrato sui complotti di corte, dinastie, costumi medievali, molto figo, molto complesso, però ci sta. Innanzitutto, io come ambizione voglio... Tu, a proposito, tu sei giovane, bene. Come ambizione voglio un figlio. Quindi mi sa che mi dovrò da fare... Dovrò darmi da fare. Intanto, Napoli come alleato mi serve. Io voglio subito prendere Saluzzo. Quindi, innanzitutto, tu... Oh, tutti mi amano, bene, perché sono un genio. Oh, sono svelto, non mi ricordo. Ho messo qualcosa delle due, non mi ricordo bene. Innanzitutto... Fabbrica una rivendicazione qui. Addestriamo truppe qui. Facciamo ricerche tecnologiche. E poi dopo ricerchiamo tecnologie a Firenze. Dopodiché facciamo
Abbiamo qualche eresia nel nostro regno? Nulla. Allora possiamo fare cerca di tecnologie culturali. E iniziamo subito. Innanzitutto, 1300, cosa sta succedendo nel mondo? Innanzitutto, mongoli. I mongoli, cioè in 80 anni hanno conquistato tutto, praticamente. Sotto la guida di Genghis Khan. Adesso non è più Genghis Khan. Però è comunque qualcosa di cazzuto. Tipo, fatemi controllare. C'era un mio amico che in una partita che aveva fatto lui, una partita veramente, io non so come abbia fatto queste partite così grandi, però mi ha detto che lui aveva conquistato tutta la Scandinavia, il buon Gesù, formato l'impero scandinavo, conquistato, ah, crociata per Gerusalemme, Deus vult. Vorrei andarci una crociata, solo che, sai, non c'è una barca. Come ci arrivo lì? Vediamo un po'. Un po' di uomini ce li ho. Fare le crociate fa bene. Non è che fa assolutamente male. Serve per avere un. Innanzitutto prendere i territori eventuali. E dopodiché anche per prendere un po' di influenza papale. Papale, papale. Solo che non c'è una barca. I viaggi di Marco Polo. Il mercante veneto Marco Polo è finalmente tornato in Europa. Dopo moltissimi anni di viaggio nel lontano est, con suo padre e con suo zio, ha pubblicato dopo questo viaggio, il libro I viaggi di Marco Polo, o meglio, non, se, non mi, se non erro, doveva essere il milione, descrivendo, assieme ad altre cose, le terre del Katai e del Manji. I lettori hanno. È tutto quanto lì. Ebbene. Sì, praticamente tutti i lettori dicono: ah, che figo, c'è un mondo là, non c'è solo l'Europa. La fine del mondo non è Lindo. No, non è Lindo. Hanno fondato una fazione nel mio regno. Maledetto, questo qui reclama il trono ed è un Savoia. E Savoia. Quanti sono? Ok, Savoia mi daranno tanto fastidio, quindi voglio ammazzare te. Invitiamo automaticamente dei plotter. Non c'è nessuno che vuole ammazzarti? Potrebbe essere persuaso per un po' di oro. Che è il mio capo delle spie? Sì. No, è un conte. Ok, io ho bisogno di tutte le persone possibili. Quindi. Tu. Senti, ti do un po' di soldi. Cosa, tipo. Così. Dai, su. Vieni nel complotto. Astro di spie. Ti do anche un titolo d'onore. Bravo, dai, dai, vieni. Vieni. Maledetto, io devo ammazzare tutti i Savoia. Cioè, la mia campagna. Oh no! Ho preso il tratto infermo. Porca puttana. No, non può finire questa serie qui dopo una puntata. No. No, 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 no. No. Dai, almeno un figlio lo devo avere. Ah, un poeta errante è venuto da me e si fa chiamare Bardo. Va bene. Cosa dico? Può stare qui quanto vuole, sì, non ha importanza. Sì, e tutti sono felici, bene. Oddio. Dai, devo avere un figlio, moglie. Ah, è blesa lei? Ah, non riesce tanto a parlare, vabbè. Vabbè. Oh merda, l'ho presa ambiziosa. Oh merda! Moglie ambiziose sono sempre una spina al fianco.
Ricordate il tizio che prima ha detto: io sono il vero rede di Savoia. Io ho detto no. E invece lui vuole prendere la Savoia. Il vero savoiardo, lui vuole prendere la Savoia. Invece io che usurpo il trono. In teoria, se entriamo in guerra civile, che bello. Chiamiamo un alleato. Ah, con Re Carlo di Napoli non gli va. Non gli va proprio di venire dalla nostra parte. Boh, pazienza. Intanto io ho un bel po' di uomini. Ah! No, Sacro Romano Impero mi ha dichiarato guerra. Stronzi! Ok. Intanto. Minchia, sarà dura qui. Innanzitutto, poi vediamo un po' di generali nel nostro esercito. Ah sì, mia moglie è incinta, meno male. X pregnant. Intanto vuole prendere Neuschwanstein, il Sacro Romano Impero. Ho detto bene, sì, va bene, non è importante. Intanto devo fare il culo a sti qui. No, 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 morire. Mio Dio, qua le battaglie sono dure. Ok, si sta ritirando nelle colline. Cioè, nelle colline, oddio, sono montagne, però. Dipende dai punti di vista morali che una persona ha verso le colline. Intanto. Ok, la partita un po' si è salvata. Ah, intanto il Sacro Romano Impero offro pace. Va bene, ci arrendiamo. Sì. E diamo questo territorio qui. Tanto non abbiamo nulla da, nient'altro da fare. Perché che vuoi che facciamo lì? Non possiamo combattere contro il Sacro Romano Impero assolutamente. Anzi, dovrei fare anche forse qualche alleanza col Sacro Romano Impero. Io devo assicurarmi innanzitutto che non abbiano delle rivendicazioni in questa zona. Io voglio espandermi verso l'Italia, non verso la Germania. Intanto Ginevra, Vienne. Che città è questa? Vienne. Vienne, non so come si possa chiamare. Non la voglio. Oh, mia figlia, la chiamerò. Un nome che mi piace. Egidul. Senza il punto. Egidulfa prima. Principessa di Savoia. Ah, intanto ho bisogno di un cancelliere. Tu. Che intanto devi andare nel Saluzzo a fabbricare una rivendicazione. Tanto io c'ho una figlia. E questo va molto bene. Abbiamo. Ci siamo un po' organizzati bene. Ah, bene. Si possono arrendere adesso? Sì. Bene, li abbiamo sconfitti. Tu sei Kurt Hubert di Vienne. E la tua casata si chiama De La Tour di Dupin. De La Tour Dupin. Bel nome di merda. Ora io ti colgo la contea di Vienne. E adesso tu controlli solo questa zona qui. Molto bene, intanto c'è il mio telefono che squilla, non importa. E abbiamo vinto la prima guerra. Yeah! La Borgogna. Tanto il Sacro Romano Impero sarà sempre in ribellione, la Francia sarà sempre in ribellione, l'Italia sarà sempre divisa. La legge di Crusaders Kings 2 è questa, e l'Inghilterra sarà sempre conquistata da qualcun altro. E ok, ora, innanzitutto credo di aver preso un po' più di favori dei miei tra i miei vassalli, perché molto probabilmente dopo aver vinto la guerra, soprattutto dopo aver vinto una guerra civile, molto probabilmente la maggior parte dei miei vassalli diranno: Larus è proprio cazzuto. Effettivamente dobbiamo dargli credito, Larus è cazzuto. Io da tantissimo che non gioco a Crusaders Kings 2, è un gioco fantastico, compratelo, anzi fate quello che volete, non so. È veramente un bel gioco.
parte gli scherzi, stuprato, non lo so. Tanto Luis, leader... Quanti figli c'hai? Oh, ma porco cazzo, è successo? Dio mio, Navarra? Ma come hai preso l'indipendenza? Ah, tu sei un Capetingio. E tu sei un Borgogne. Ma i Capetingi non erano stati tutti sterminati alla fine 1200? Come cazzo sei? Ah, sì, è vero, il casato principale, cioè il ramo principale mi pare che l'hanno sterminato. Navarra, porca puttana Navarra. Complimenti. Cioè, ha preso l'indipendenza così. Molto probabilmente gliel'hanno concessa. Che dire, tanto di cappella. Tanto di cappella. Tanto di cappella, scusate. Intanto. Tu. Sto fabbricando qualcosa sul tuo conto, bene. Innanzitutto, vediamo un po' il mondo come sta. C'è l'orda d'oro che... Ok. Mio signore, durante il mio soggiorno in Savoia, ovviamente si parla della Savoia francese, la regione questa qui, ho trovato un grande filosofo che potrebbe aiutarci negli studi culturali. Possiamo pagarlo oppure no? Io direi pagarlo. Sì, pagarlo. Ok, innanzitutto, costumi nobiliari, sì, al massimo. Mio Dio, questa partita qua... Ah, sì, mia moglie è di nuovo incinta. Ah, è così, moglie. Ok, intanto c'è il mio conte Amedeo di Ginevra, che lo metterò dentro una oubliette, che se non erro è quelle stanzine buie, dove le persone vanno lì a morire. Forse le non mi ricordo. Ok, mio signore! Chiedo se... Intanto tu sei un savoiardo, cioè sei uno dei Savoia. Sei del casato Savoia, stronzo di merda. Intanto chiedo se tu puoi liberare magari mio fratello, sai, è in prigione. Io dico no, non posso. Posso dire sì, va bene, o no. Assolutamente. Oppure posso dire no, sai perché? Il mondo... Era così, la Concordia l'hanno rialzata. Ovviamente posso dire che lì non posso, e grazie al mio livello di diplomazia posso dirgli no, non posso, e lui non riceverò malus. Quindi farò così. Tanto questo savoiardo qui che sta così a rompere il cazzo non mi sta bene. Allora, crociata di Gerusalemme è stata... è andata bene. E ha vinto l'Inghilterra, e l'Inghilterra ha preso tutto questo... Ah, buono. Cioè, buono, a me non me ne frega un cazzo. Ok. Tra i più illustri, Duca Larus I. Per il bene dei conti di Vercelli... Vercelli dov'è? Non mi ricordo, forse una di queste terre che ho. Non possono pagare le tasse, non hanno più soldi. Possiamo abbassare le tasse oppure no. Io direi di spiegare diplomaticamente perché non possi- perché non può, può far abbassare le tasse a pizza e va bene. Quindi sì. E dico no, non puoi. Tutto. Ho avuto un figlio, Alfonso, io lo chiamerò. Anzi, lo chiamerò in onore dei partecipanti al Fantage. Ogni persona che parteciperà in futuri o anche questi attuali Fantage lo chiamerò. Quindi lo chiamerò. Forse non sta tanto Psycho Rabbit. Perché non è troppo lungo. Intanto devo chiedere a lui se gli va bene. Però un nome che secondo me ci sta come primo erede maschio è Lele. Spartan Lele, in onore a lui. Ah, molto probabilmente chiamerò anche i miei figli come certi vostri miei iscritti. Dipende, basta che lo richiedete nei commenti. O anche dare nome ai miei figli, molto probabilmente. Tanto mio figlio è Bleso. Tanto Lele, tu non sai parlare.
Tanto io come tutto quanto metto di diventare re di Borgogna, no? Diventare un paragone di virtù, no? Di ammassare ricchezze, forse diventare un paragone di virtù. Molto bene. Intanto il mio regno sta andando alla grande. Mi sento veramente un signore feudale. Tanto Vercelli dovrebbe essere qui. Ah, ok, le nostre. Avevo mandato quel tizio lì a creare truppe in Savoia e sta andando abbastanza bene. Tanto il Saluzzo. Sto tentando di fare questa rivendicazione. Intanto, tu, conte di Napoli, sei in guerra contro Nizza? Contro Genova. Ah, vuoi che entro in guerra dalla tua parte? Sì, che così faremo amico. Va bene, intanto Genova, io dovrò fare il culo a Genova. E poi prenderò anche un po' di diciamo. Mio Dio, quanti soldi. Cioè, quanti soldi, quanti uomini. Che schierato. Io posso schierarne così tanti. Cioè, prenderemo anche prestigio. Più che altro lo faccio per il prestigio e per rendere. Boh, la guerra è finita. Comunque, volevo farlo per prendermi prestigio e per renderlo mio amico. Amico, sì. Un po' più amico di prima. Ovviamente, non abbiamo potuto fare altro. Intanto, il suo erede. Sposato con la regina principessa di Aragona. E suoi fratelli c'è Margaret, che è la principessa di Anjou. Poi c'è principe Filippo, che è sposato con un vassallo, nulla di che. Poi c'è mia moglie. Poi c'è la regina di Aragona, come. Cioè, lui ha fatto matrimoni diplomatici. Matrimoni diplomatici dappertutto. Ah, ricordate quello ammazzare lì quello che ha tentato di prendere il regno, tutto quello lì? Prigione. Ecco, il mio vescovo. Mio Dio, il vescovo. Il mio cappellano di corte. Mio Dio, i cappellani di corte mi fanno paura quando fanno così. Praticamente. Ha detto, visto che è in prigione, possiamo fingere di farlo fuggire e noi dobbiamo ammazzarlo. Ovviamente lì fa un tentativo di fuga e noi dobbiamo ammazzarlo. Queste qua erano le leggi allora. Quindi possiamo farlo passare in una trappola e poi dopo lo ammazzeremo, ovviamente. Vediamo un po' come andrà il complotto. Intanto c'è Conte Jean d'Anjou che ci chiede di entrare in guerra contro la contea di Benevento. Sì, ci sto. Cosa ci fa il conte di Benevento questo? Andiamo contro sti qui. Oh mio Dio, è diventata una guerra mondiale. Oddio. C'è anche Puglia, Durazzo, Acaia, Visaris e Nizza. È una guerra importante questa, non è una cazzatella come guerra. Già subito tre guerre, anzi quattro guerre alla prima puntata. Master of Strategy, Larus. Ok, innanzitutto questa guerra qua potrebbe darci un'opportunità per rendere il nostro regno importante. Questo per perdere la partita subito. Ok, abbiamo ucciso il tizio. Molto bene. Ora, vediamo le fazioni. Innanzitutto io voglio vedere se c'è qualche mio vassallo che è dei Savoia. Dei Savoia sono rimasti 29 membri. Tu hai figli? E tu non ne avrai mai. Tu hai dei fratelli, però. Chi è il più importante? Tu non sei importante. Tu non sei importante. Tu non sei importante. Tu non sei importante. No, tu sei una sottocasata bastarda. Non sei importante. Boh, diciamo che morirà da sola la casata. Almeno io spero così. Ok,
Ovviamente i Savoia, cioè, sono una casata che è continuata ad esserci per tanti anni, veramente tanti, non mi ricordo. Cioè, credo che sia una delle casate più longeve d'Europa, se non erro, però sotto, non sotto il mio regno. Vabbè, ah, boh, qua abbiamo perso gli uomini, non possiamo farci nulla. Nulla di che. Pochi, 40. Però io sono veramente un buon re. Cioè, abbiamo perso 40 uomini, non... Chi se ne frega, dai. Bene, innanzitutto noi metteremo te come comandante maggiore, te come secondo comandante, diamo una mano qui. Dai, con i miei 5.000 uomini. Via. Ah, la riforma tengrista. Hanno riformato il tengrismo. Adesso è diventata una religione riformata e vuol dire che sono molto più cazzuti. Si può fare con Old Gods. Però non ho mai visto il computer che l'ha fatto. Beh, Lord Adoro ha preso tutto, quindi può fare. E già qui! Sono arrivati in Croazia. Hanno preso tutta l'Ungheria. Madonna mia. Come li sconfiggo? Cioè, se arrivano... Ho paura io. Un po'. Sapete com'è? Sono mongoli, sono incazzati. E soprattutto sono incazzati per i mongoli. Tu dove scappi, tizio? Vieni da me. Ah, no, ti sto inseguendo, bastardo. No, no, no. Ah, ok, la popolazione occitana. Aspetta, ma io sono di cultura franca. Ma io volevo mettermi in cultura italiana. Vabbè, non importa. Comunque a Vienne sono diventati franchi di cultura. Molto bene, intanto credo che la maggior parte del mio regno sia franco. No, la maggior parte era italiano. Vabbè, non importa. Sarò di cultura franca, cioè cultura la russiana, invento. Cultura la russiana. Brutto sentire. Oh, e intanto direi che per questa puntata è tutto. Votate, commentate e soprattutto mettetemi i consigli per i miei re sovrani, come dovrò chiamarli. Abbiamo fatto 6 anni in questa puntata. Credo che andrò a 10 anni per puntata. Questa qua c'è stata una lunga introduzione. E andrò più veloce possibile. Credo che per andando così. Contando 10 anni a puntata, ci metterò ogni 10 anni, cioè ogni 10 puntate 100 anni. Forse a puntata saranno 20 puntate di Crusader Kings. Poi dopo, di Europa Universalis per conto mio ce ne saranno forse anche 100. Comunque, boh, ci sentiamo alla prossima, gente, dalla resta tutto. Scrivete che ne pensate di questo progetto, perché magari non lo posso nemmeno mandare avanti, dipende da voi. Ovviamente le altre serie continueranno. Tranne Save che sto avendo un po' di problemi. Però vedrò di risolvere tutto. Ci sentiamo alla prossima, gente. Dal resto tutto. Ciao.